attesa della gara di domenica sera contro il Bologna, il Napoli ha chiuso finalmente l'acquisto di Romelu Lukaku dal Chelsea. Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, è stata sicuramente la delusione della prima giornata di campionato. I partenopei, infatti, hanno perso in trasferta allo stadio Bentegodi per 3-0 contro il Verona di Paolo Zanetti. Gli azzurri hanno sì disputato un buon primo tempo, ma poi sono crollati nella seconda frazione di gara. Lo stesso Antonio Conte, nel classico post partita, ha ribadito di come i suoi uomini si fossero sciolti come neve al sole. Nella conferenza di stampa di oggi, invece, l'ex CT della nazionale italiana da un lato ha ribadito la necessità di lavorare ancora tanto, ma dall'altro ha sottolineato la sua fiducia in questo progetto. Archiviata la brutta sconfitta di Verona, il Napoli è atteso dalla sfida di domenica dello stadio Diego Armando Maradona contro il nuovo Bologna di Vincenzo Italiano. Per gli azzurri sarà una sfida difficile, sia per il loro momento che per le qualità del team felsineo, ma in queste ore sono arrivate finalmente delle importanti notizie che riguardano l'unico obiettivo di mercato per sostituire il partente Victor Osimhen, ovvero Romelu Lukaku. Calciomercato Napoli, Mann ha raggiunto l'accordo con il Chelsea per Romelu Lukaku, i dettagli. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport Italia, infatti, il Napoli ha trovato finalmente l'accordo con il Chelsea per il passaggio del trasferimento del centravanti belga in azzurro. I dirigenti dei Blues, quindi, hanno dato l'ok definitivo alla proposta di 30 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita. Nelle prossime ore, dunque, potrebbe arrivare anche l'annuncio ufficiale dell'acquisto da parte del club di Aurelio De Laurentiis di Romelu Lukaku. Quest'ultimo, di fatto, si sta allenando da settimane con le schede che gli hanno girato lo staff di Antonio Conte, ma allenarsi dal vivo è ovviamente tutta un'altra cosa. Il Napoli, quindi, ha chiuso l'arrivo di Romelu Lukaku ancor prima di cedere ufficialmente Victor Osimhen. Il futuro di quest'ultimo, di fatto, è ancora tutto da decifrare, visto che il PSG ancora non affonda il colpo per acquisire le sue prestazioni a titolo definitivo. L'ipotesi Arsenal, invece, sembra essere passata in secondo piano.